Ciao a tutte, video sui prodotti finiti durante il mese di luglio ne ho parecchi. Comincio con quelli della Cinica, o meglio della marca VeraLab. Ho finito la terza confezione consecutiva di spumone, che è un detergente lavaviso in mousse. È il migliore che io abbia provato fino adesso. Ve l'ho già detto in altri video, mi piace tantissimo, dalla profumazione molto delicata al fatto che non si sfragna mentre lo usate, è molto delicato sul viso, non tira la pelle quando lo sciacquo, insomma, vabbè, è il mio preferito, quindi stringiamo, anche perché ve ne ho già parlato. Terza confezione, ho deciso di provare dell'altro, vedremo come mi ci troverò. Questo non mi ricordo se ve l'avevo già mostrato, nel caso portate pazienza perché non ho voglia di andare a riguardarmi l'ultimo video dei finiti. E, comunque, la mini taglia dell'olio denso, sempre della marca VeraLab. Questo è un olio struccante per il viso in gel, diciamo, che diventa un olio nel momento in cui si comincia a massaggiare sul viso. L'ho adorato. Scioglie perfettamente anche il mascara, il trucco waterproof, tutto il trucco del viso. È molto delicato, si sciacqua via facilmente, non rimane aggrappato alla pelle che vi dovete scartavetrare. Fantastico, questa era una mini taglia perché appunto non avendolo mai provato ho detto non rischio con la confezione con la full size, mi è venuta voglia di comprare il full size. Ho finito anche, sempre mini taglia, la luce liquida. Dunque, vabbè, questa è una lozione illuminante anti-impurità, forse uno dei prodotti viso più famosi in assoluto dell'estetista Cinica. Io l'ho usata sempre solo al bisogno, quindi in caso di brufoletti, imperfezioni, eccetera, andavo a tamponare leggermente sulla parte incriminata. E come vi ho già detto, sicuramente anche in altri video, questo prodotto è molto efficace nel velocizzare l'uscita di scena dei brufoli dalla propria faccia. Rimanendo in ambito viso, ho usato un'altra coppia di high patch di questi della marca Beauty Pro, che se non mi ricordo male si trova da OVS. Mi piacciono tantissimo questi high patch perché, come vi ho già detto, quando ho utilizzato la prima coppia, e nella confezione, se non mi ricordo male, ce ne sono 4 in tutto, va ad idratare, illuminare, distendere le microlinee e quasi a rimpolpare questa parte. Per cui nel momento in cui, non so, siete particolarmente affaticate, avete un evento particolare in cui volete sembrare più fresche, eccetera, io questi ve li consiglio caldamente. Finito poi l'idrolato di salvia della Saponaria, che io vado sempre a travasare in uno spruzzino, cosa che però adesso non è più necessaria perché la Saponaria ha rifornito questi flaconcini di apposito spruzzino che si può appunto applicare alla confezione, quindi ottima cosa. Lo andavo sempre a travasare appunto in uno spruzzino perché l'ho sempre usato come tonico, diciamo, dopo la detersione sia di mattina che di sera. Finita poi questa Radiant Glow Mask della marca Evolve Organic Beauty, non ci provo neanche a metterlo a fuoco perché è scritto in font 0,5 più o meno. E, comunque, questo prodotto l'avevo acquistato un sacchissimo di tempo fa su Ecoverde, mi è durato un sacco perché in realtà adesso vi dico la mia su questo prodotto, che era un prodotto con cacao e cocco, sapeva poco di entrambe, anzi di cocco non sapeva proprio per niente, più che di cacao forse profumava vagamente di vaniglia, di qualcosa di dolce sì, ma non troppo stucchevole, però il cacao, boh. Era comunque una cremina di colorazione marrone e si doveva andare ad applicare sul viso, lasciarla in posa 5 minuti e poi sciacquarla facendo un massaggio perché conteneva dei microgranuli. Allora, secondo me la dicitura, quindi il nome del prodotto Radiant Glow Mask, è proprio tirarsela alla grande perché altro non era che un semplice scrub per il viso. E neanche poi tra i miei preferiti, perché il mio preferito in assoluto rimane sempre e comunque l'Oil to Milk Scrub di Madara, che fa un effetto veramente fantasmagorico sulla mia pelle. Questo, per carità, niente male, aveva dei granulini che comunque scrubavano bene il viso, la profumazione era piacevole. Ma chiamarla Radiant Glow Mask, ecco, mi sembra tirarsela un filino troppo. Un prodotto che sta a metà tra prodotto viso e corpo,
i capelli in realtà è questa mousse qui di Bioficina Toscana, la mousse basic viso corpo e capelli appunto, che ho utilizzato con tantissima soddisfazione sia sul viso che sul corpo che sui capelli, quindi l'ho usato come indicazione da etichetta. Questo prodotto mi era stato omaggiato dall'azienda, che ovviamente ringrazio. Mi è piaciuta tantissimo questa mousse perché sul viso era molto molto delicata, tanto quanto lo spumone dell'estetista cinica. È quasi priva di profumazione, nel senso che ha solo la profumazione, quella data dagli ingredienti che sono principalmente calendula ed avena. Io l'ho già finito, ma se non l'avessi finito me lo sarei portato in vacanza, perché un solo prodotto vi risolve tutta la questione della detergenza. Finito, boccione, detergente viso e mani della Ecos versione al riso, lo vedete praticamente in tutti i video. High Bio, detergente intimo delicato, questo qui nella versione rosa. Insomma, era piuttosto denso come detergente, quindi bene, perché non scivolava via tra le dita. Non l'ho trovato poi così effettivamente delicato, nel senso che ogni tanto un po' di pruritino, un po' di fastidietto me lo dava. Quindi questa è la, lo sapete, è una marca low cost che si trova da Tigotà. Ecco, non mi è venuta voglia di ricomprarlo, sinceramente. Altra marca low cost che però si trova al DM, abbiamo finito questo gel doccia di Balea, questo qui con rosa mela e guaiava, mi avete detto che si dice anche così. E questi detergenti qui per il corpo di Balea piacciono un sacco. Buona la profumazione, basta poco prodotto per fare molta schiuma, quindi già questa cosa a Matteo piace tantissimo essendo uomo gli basta poco ed era anche piuttosto delicato sul corpo perché non mi sentivo la pelle tirare. Per rimanere in ambito di prodotti che si trovano al DM, ho finito questo deodorante di Alverde con salvia e lime, che aveva uno spruzzino che vaporizzava il prodotto perfettamente e aveva la caratteristica di avere l'alcol in prima posizione, quindi nel momento in cui andavo a vaporizzare questo prodotto sotto l'ascella, la prima sensazione che avevo era quella di freschezza, perché l'alcol ovviamente evaporando crea questa sensazione di freschezza appunto. A me non ha mai dato problemi di irritazione e io ho le ascelle molto delicate, perché basta un niente che mi vengano fuori dei buboni rossi e dolenti, grossi così. Infatti devo fare attenzione di solito con i deodoranti, perché quelli diciamo classici, quelli da grande distribuzione, né io né Matteo riusciamo ad utilizzarli, perché appunto ci spuntano fuori buboni dolenti. E questo qui non mi ha creato irritazioni, fastidi, niente, neanche a livello cutaneo, quindi di pelle. Però ecco, diciamo che dopo i primissimi utilizzi ha cominciato a fare un caldo della miseria, e per cui anche questo, insomma, faceva fatica a reggere. Dopo un po' di ore dovevo comunque rispruzzarlo. Sempre di Alverde ho finito la mia crema mani preferita in assoluto assolutissimo, che è questa qui con melograno e burro di karité. Questo è il tubetto da 75 ml, ho anche la mini taglia che tengo in borsa. Questa l'ho già ricomprata, nel senso che ne ho fatto un po' di scorta, ed è quella che utilizzo sempre la sera, e in estate la uso sia sulle mani che anche sui piedi per andare un po' ad ammorbidire le callosità, eccetera. Come vi ho detto in tanti altri video, è una crema bella nutriente, ha un delicato profumo molto piacevole. Nonostante faccia un bel effetto nutrimento, si assorbe comunque anche abbastanza velocemente, quindi non bisogna star lì a spalmarla chissà quanto tempo, e fa proprio un effetto bello ristrutturante sulla pelle, quindi nel mio caso sia delle mani ma anche dei piedi. Avevo provato poi a prendere quest'altra versione qui di Alterra, stavolta l'avevo presa da Rossmann a Budapest. È sempre una crema mani con melograno e karité, sempre tubetto da 75 ml, però questa non mi è piaciuta, o meglio, non è che la boccio, però la usavo come normale crema da giorno, diciamo, quindi io per creme mani da giorno intendo creme che
sì, sono idratanti, ma non proprio nutrienti e, come dire, ristrutturanti. Ecco, questa era una crema, sì, carina, niente a che vedere con quell'altra che vi ho appena mostrato. Sì, senza infamia e senza lode. Ecco, sicuramente tra le due versioni preferisco indubbiamente quella di Alverde. Infine, finito dopo tempo immemorabile. Questo solvente senza acetone di Avril, uno dei pochissimi solventi senza acetone che toglie lo smalto senza grossi problemi, senza star lì a scartavetrare le unghie. Peccato però che ha una profumazione, aveva una profumazione davvero importante. Bene, questi erano tutti i miei prodotti cosmetici finiti durante il mese di luglio. Con questa tipologia di video ovviamente ci rivediamo tra un mesetto circa. Io per il momento vi ringrazio di aver guardato anche questo video, vi saluto e se volete ci vediamo alla prossima. Ciao!